Allora, innanzitutto i percorsi abilitanti per come strutturati hanno tre livelli di accessibilità, sono il costo, il numero di uso e i tirocini. Sicuramente questi percorsi abilitanti andranno ristrutturati per tutti e tre questi aspetti. Il primo è il costo, quindi devono essere accessibili. Noi del Movimento ESPI li diamo addirittura gratuiti perché sono corsi di formazione e i corsi di formazione devono essere a carico del datore di lavoro e noi lavoriamo per lo Stato. Inoltre non deve esserci più il numero chiuso, devono essere accessibili a tutti anche numericamente e questo si può fare solo attraverso una creazione di una piattaforma online che permetta la fruizione contemporanea ai corsi anche in modalità diacronica. Quindi adottare queste soluzioni ci permetterebbe di risolvere il problema dei corsi abilitanti per come strutturati. Abbiano le competenze necessarie, acquisiscano le competenze necessarie, le abilità e le conoscenze per poter insegnare, soprattutto per i ragazzi e i bambini con disabilità. Attualmente il Ministro Valditara vuole istituire dei percorsi INDIRE, che sono percorsi brevi e che dia accesso e dia una validità a tutti gli effetti a quei titoli esteri. Possano appunto insegnare a tutti gli effetti con gli alunni con disabilità. La soluzione secondo il CTSS è quella di abolire assolutamente questi corsi INDIRE, non c'è altra soluzione perché comunque i percorsi INDIRE non sono assolutamente equiparabili, c'è un sostegno acquisito, un titolo di sostegno acquisito attraverso questo percorso INDIRE non è assolutamente equiparabile con il titolo di specializzazione sull'attività di sostegno in Italia. E eventualmente si potrebbe pensare, se il Ministro decidesse di attivare questi percorsi INDIRE, si potrebbe pensare di istituire una graduatoria permanente per i docenti specializzati di sostegno, quindi TFA, chiamati TFA attuali, e che abbia la priorità sia per quanto riguarda le missioni in ruolo sia per quanto riguarda le convocazioni per le supplenze e poi un'istituzione di una graduatoria subordinata a questa per i percorsi INDIRE, quindi che venga solo successivamente alla graduatoria permanente per gli specializzati di sostegno. In prima fascia GPS, a seguito dei corsi abilitanti attivati nell'aprile 2024, hanno visto dei docenti specializzati su altre materie e docenti specializzati sul sostegno accedere a questi corsi abilitanti abilitandosi su una materia in cui molto spesso non avevano neppure un'ora di insegnamento. Quindi adesso le prime fasce GPS sono piene di colleghi che hanno avuto questa possibilità, ma che hanno tolto questa possibilità allo stesso tempo a altre colleghe ed altri colleghi che sono nella scuola da tanto tempo e che non hanno avuto gli stessi mezzi. Quindi ripristinare la legalità della prima fascia significa permettere a tutti i colleghi che hanno almeno 3 anni di esperienza di avere un accesso immediato per poter sanare la prima fascia che esiste in questo momento e ripristinare un equilibrio tra chi ha molta esperienza e chi ha avuto questa possibilità di entrare in prima fascia senza l'esperienza pregressa. Allora, la nostra posizione nei confronti dell'algoritmo è molto critica perché stanno succedendo in tutta Italia tantissimi casi di colleghi e colleghi saltati dall'algoritmo. Allora, la scelta per come è impostata delle 150 scuole non garantisce alcuna trasparenza, alcuna possibilità reale di scelta a noi docenti. Quello che noi chiediamo è l'abolizione dell'algoritmo e il ritorno delle convocazioni in modalità sincrona, che possono essere fatte sia online sia in presenza, ma a seguito della pubblicazione sia della classifica, della graduatoria in cui siamo inseriti e sia soprattutto delle disponibilità.
che esistono, perché le disponibilità e la graduatoria noi le facciamo a seguito della scelta delle 150 scuole e non si può modificare l'algoritmo in questo senso. Bisogna tornare ad una modalità sincrona in cui le scelte sono trasparenti e affidare le cattedre in contemporanea a tutti i docenti iscritti in GPS. Allora, attualmente l'algoritmo è un metodo di convocazione che è stato istituito successivamente all'emergenza Covid. E attualmente stiamo riscontrando che ci sono comunque dei docenti che, nonostante abbiano inserito tutte le preferenze necessarie, perché c'è un massimo di 150 preferenze che si possono inserire, abbiamo riscontrato che sono stati saltati. E questa situazione si sta riscontrando comunque negli anni e noi riteniamo opportuno che si istituisca si ritorni, diciamo, alla convocazione precedente in presenza, in cui un docente ha la possibilità anche di in quel momento guardare effettivamente quali sono le disponibilità e scegliere con tranquillità quello che la sede più opportuna e più conveniente in un certo senso, e quindi amplifica la convocazione e presenza le possibilità che i docenti possono avere di una assegnazione rispetto ovviamente all'algoritmo. Allora, i concorsi che sono stati banditi secondo i fondi PNRR sono dei concorsi a tutti gli effetti e sono stati appunto banditi per immettere in ruolo i docenti, soprattutto i docenti di sostegno, il quale il ministro Valditara dice che c'è una carenza immane di docenti di sostegno. Voglio sottolineare soltanto che, come dice il ministro Valditara, la carenza immane esiste, però esiste principalmente a nord e non al centro. Perché al centro-sud abbiamo le graduatorie provinciali sul sostegno, in particolare la prima fascia, quindi tutti specializzati, che sono praticamente sature. Quindi volevo sottolineare solo questo. I concorsi sono stati banditi proprio per immettere in ruolo, ma gli specializzati sul sostegno hanno già superato 3 prove preselettive di ingresso. Hanno svolto un corso tutto in presenza, quindi con laboratori annessi e con esami intermedi, due tirocini diretto e indiretto e un esame finale. Quindi a tutti gli effetti noi riteniamo che gli specializzati sul sostegno abbiano già superato un concorso a tutti gli effetti. Quindi noi pretendiamo la stabilizzazione. I concorsi attualmente non comportano la pubblicazione di una graduatoria di merito, quindi esisteranno solo vincitori e non ci saranno idonei. Se c'è questa carenza immane di docenti di sostegno, prima di tutto dovrà essere pubblicata una graduatoria di merito e si dovrà immettere in ruolo, perché vincitori comunque a tutti gli effetti, idonei a tutti gli effetti, si dovrà istituire una graduatoria di merito per immettere in ruolo definitivamente i docenti di sostegno. Il problema è che ci sono tantissime graduatorie di esaurimento di concorsi realizzati dal 2016 in poi che ancora non sono esaurite, e immettere nuovi posti da concorso per classi di concorso che hanno graduatorie già sature significa relegare le nostre colleghe e i nostri colleghi che stanno aspettando da anni il ruolo ad un'attesa ancora più lunga e soprattutto incerta, perché le persone che sono in graduatoria dei concorsi precedenti 2016, 2018, 2020 non hanno la certezza di entrare in ruolo e sono da anni in attesa che questo avvenga. Quindi è giusto che i concorsi prevedano prima l'esaurimento delle graduatorie, prima di immettere altri docenti in posti che potrebbero essere già occupati anche domani mattina.